Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Benvenuti in questo nuovo video dedicato all'apertura dei nostri calendarietti dell'avvento. Quest'oggi vi accolgo con qualcosina di nuovo. Allora, diciamo che questa era solo una delle tante cose che avevo in mente, perché ieri era l'8 di dicembre, quindi io di solito, da tradizione, l'8 faccio l'albero, metto tutte le decorazioni in casa, riempo tutti gli ambienti di addobbi, ma non ci sono riuscito. Ho lavorato di più, poi ci sono dovuta tornare a pomeriggio a lavoro perché abbiamo avuto dei problemini e quindi il mio fare l'albero è bello che è andato, però non temete, perché ci saranno delle novità sicuramente sullo sfondo di questo mobiletto, perché io lo riempo sempre di cose natalizie, ma per l'appunto ci tenevo a farvi vedere invece il maglioncino. Vi dico già che, visto che me lo chiederete, l'ho comprato da Piazza Italia, questa è una novità che mi è piaciuta tantissimo, l'ho pagato 19,90 euro e ho preso una taglia S, vabbè, quello poco importa. Mi sono innamorata di questo maglione non appena l'ho visto. Io non sono tanto per i maglioni o comunque l'abbigliamento natalizio, anche perché ovviamente il suo uso è risicato e ristretto in un determinato periodo. Invece questo qua mi è proprio piaciuto, perché ha gli omini così di pan di zenzero, gli alberi di Natale, cioè era soprattutto, anzi solo decorato nella parte in alto, perché poi tutto il resto è semplicemente rosso. Mi è piaciuto subito e quindi l'ho comprato. Ho detto, quale migliore occasione di utilizzarlo se non nell'apertura quotidiana dei nostri calendarietti. Quindi questo me lo vedrete indossato sicuramente fino alla vigilia. Sarà un maglione che riutilizzerò senza problemi durante queste festività, quindi anche il giorno di Natale, Capodanno, cioè secondo me è proprio una cosa carinissima da mettere anche proprio come un maglione classico, quindi sono molto soddisfatta di questo. E in più un'altra novità che piccolina che inserisco in quest'oggi in questo video è farvi una piccola recensione di almeno due prodotti, in questo caso di prodotti che abbiamo trovato nelle caselline scorse nei nostri calendari. Quest'oggi vi parlo di due prodotti di Bottega Verde, perché credo che sia molto utile, nonché anche simpatico, e insomma anche per cambiare un pochino gli argomenti e non fare solo l'apertura delle finestrelle, parlarvi di quello che sto provando e di quello che ho trovato e che quindi sto provando. Direi di cominciare subito. Allora, come al solito, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ormai lo sapete, seguitemi anche su Instagram, perché lì sicuramente vi do sempre qualche anticipazione in più e qualcosina di nuovo. Anche gli orecchini non li avevo ancora messi, questi li ho comprati per mettermeli soprattutto anche se vado a lavorare, li ho presi da Claire's, sono questi qui che hanno un pacchettino regalo e tutti questi campanellini, quindi si sentirà questo rumore che nelle mie orecchie non mi dà fastidio. Avevo anni fa cavigliere, braccialetti con tutti questi campanelli e assolutamente è un rumore che a me rilassa, spero che sia lo stesso per voi. Parliamo per l'appunto di intanto uno smalto che vi faccio vedere, vi recensisco, ma non è che io l'abbia messo esattamente come vada messo, o meglio, io ve lo faccio vedere molto rapidamente, perché se sentite dei rumori è perché i vicini di casa stanno martellando, facendo un sacco di attività molto divertenti quando si registra un video, non fateci caso. Dicevo che è uno smalto per conto mio molto bello, il numero 5 Ibisco, ed è il Tropical Shine Smalto. È un bel rosso intenso che decisamente, una volta steso sulle unghie, ha questo effetto un pochino più di color corallo più che rosso natalizio. Il problema è stato che io ne ho dato una passata solo. Dovete sapere che io, come smalti, qualsiasi colore sia, il rosso, il nero, il fucsia, vado sempre a dare due mani di smalto, perché è comunque già di per sé la tinta vera si vede con le due passate, cioè una sola rimane sempre comunque troppo trasparente e troppo sbiadita, ecco, non così intensa come poi la vedete all'interno del boccettino. Quindi ne ho data una passata sola, il colore sicuramente mi piace molto, ma quando finisco il video, perché non ho avuto tempo, ci do un'altra passata, così riuscite a vederlo nel video di domani a tutti gli effetti come vi rimarrà. Non ho mai provato smalti di Bottega Verde, quindi sono molto contenta di aver visto questo qua. Tra l'altro è una misura piccola, una mini size, quindi anche comodo come formato da portarselo dietro senza avere magari lo smalto un po' più ingombrante, e appunto vi saprò dire. Comunque è molto, si è asciugato molto velocemente, molto luminoso, e sono contenta di aver provato qualcosina di nuovo, ma sono certa che con la doppia passata andrà a dare il suo effetto massimo. Sono anche convinta che sia ancora più bello dato d'estate, perché comunque non è un rosso, è quasi appunto un color corallo, una tinta corallo, e quindi d'estate con l'abbronzatura sulle mani tanto tanto meglio. Questo è stato il primo prodotto. Il secondo invece è lo shampoo. Allora, l'ho utilizzato, sono uscita poco fa dalla doccia, quindi anche i capelli che mi vedete sono un po' più vaporosi, un po' più indisciplinati, perché poi si appiattiscono ancora di più e rimangono un po' più ordinati, ma meglio, che hanno un po' più di vita. E ho voluto provare lo shampoo alla cheratina e cashmere, che è questo qua.
Lo avevate già visto appunto qualche casellina fa, o sbucare dal nostro calendario di bottega. Sono decisamente soddisfatta. Allora, è un ristrutturante nutriente per capelli fragili o che si spezzano. I miei, diciamo che non si spezzano particolarmente, però che siano un po' fragili, essendo comunque sottili, potrebbe darsi. Cioè, decisamente quando utilizzo dei prodotti comunque che vanno a fare un effetto più idratante, più rimpolpante sui capelli, vedo dei risultati. Quindi sono contenta se trovo qualcosina di più nutriente rispetto al solito. Dovessi dirvi, mi è piaciuto molto. L'ho utilizzato due volte perché io faccio sempre due shampoo. Il primo faccio uno shampoo proprio piccolo, cioè metto pochissima quantità che mi dà l'idea di togliere il grosso dello sporco e poi vado a dare a fare il secondo shampoo. Il secondo, dove ho utilizzato un pochettino di più di prodotto, come c'è scritto dietro, ha creato una schiuma, cioè ero veramente invasa da questa schiuma, bellissimo, quindi molto schiumogeno e profumatissimo. Ho risciacquato poi il tutto e mentre lo stavo sciacquando sentivo proprio che i capelli erano veramente molto morbidi, quindi sembrerebbe che funzioni. Lo utilizzerò per un po' più un lungo periodo, finché non finisce, o comunque se mi troverò bene come mi sono trovata oggi, lo andrò a comprare. Ho usato poi il balsamo della One Minute, quello One Minute Wow di Sunsilk, che comunque già mi piaceva, però credo che molto dell'effetto sia dovuto allo shampoo, quindi sicuramente da consigliare per il momento, e ve ne parlerò comunque largamente in modo un po' più approfondito più avanti. Mi sembra una bella idea, sono sicura che piacerà anche a voi, quella di appunto utilizzare già i prodottini che trovo, così ne parliamo subito senza poi dilungarci o abbandonarli lì e non sapere se effettivamente mi siano piaciuti o meno. Partiamo con i calendari, fatta questa lunghissima premessa di recensiva di questi due prodotti, partirei dal nostro, come lo possiamo chiamare, il nostro un po' deludente calendario di Coimport, quello famoso delle candeline. Andiamo ad aprirci la nostra casellina numero 9. Siete riuscite voi ieri a fare l'albero? Lo fate l'8? Lo fate prima? Io tassativamente prima mai, da tradizione proprio nella mia famiglia si è sempre fatto l'8, salvo imprevisti come in questo caso di lavoro o di tempo, però sì, non so se qualcuna di voi lo fa un po' dopo, tanto ho visto che già a fine novembre avevano fatto l'albero, io non ci riuscirei mai, lode a voi. Comunque, il numero 9 lo sapevamo, non sono stata nemmeno ad aprirvela più di tanto in diretta, candelina rossa che abbiamo detto ci accompagneranno per tutto il mese di dicembre, fino anche a Capodanno, perché ne ho una bella scorta, cioè ne ho già 9 e ne mancano ancora fino al 24. Parliamo, anzi passiamo appunto di quello che stavamo, del quale stavamo parlando. Andrei su quello di Bottega Verde, che sono molto curiosa di andare ad aprire. Leviamo la nostra solita fascetta. E voilà, non vedo l'ora veramente dietro di riempire di cose, ho tutta la roba in cantina da tirare fuori per fare effettivamente Natale, perché queste quattro lucine, il trenino e l'alberello, un po' mi fanno un po' di tristezza lì soli, abbandonati. Quanto è bello questo calendario! Andiamo a cercarci la casellina numero 9. Eccolo qua, qualcosa di sottile. Questa è la casellina 9, vediamo un po'. Potrebbe essere qualcosa beauty di nuovo? Non lo so. Beh, così direi che potrebbe essere. Oh mamma mia, che cos'è? Mascara! Avrei pensato un rossetto, eh. Non so se è contemplato e compreso il rossetto in questo calendario, ma è un mascara. Mascara Volume Extra Black con vitamina E e proteine della seta. Extra Black, bene, bene. Ma figuriamoci che questo è sempre il solito Made in Italy. Bene, sono curiosa di provarlo. Anche questo ve lo vi saprò dire se e che effetto farà, perché comunque non ho idea, non ho mai provato mascara loro. Sui mascara io non è che abbia queste pretese, di solito mi trovo bene con, da anni, da quando ci lavoravo con quelli di Kiko, e quindi tendo a comprare sempre quelli, se non che ogni tanto mi capita di prenderlo da Wycon piuttosto che da NYX, diciamo che a seconda di dove vado lo acquisto. Quindi questa è una cosa molto molto che sono molto curiosa di provare, non sto a mettermelo adesso, tanto ce l'ho già su e quindi si vedrebbe poco l'effetto. Ma lo metto la prossima volta, così magari un po' per volta mi faccio tutto la beauty routine, la skincare routine, la hair care routine e tutto il make-up con quello che troviamo nei calendari. Passiamo ora, che cosa ho buttato giù? Qualche cosa. Non lo so che cosa è caduto, ho sentito cadere, spero non fosse qualcosa che ci serviva. Passiamo a quello di Tiger, lo stavo già guardando perché ero alla ricerca già della casellina numero 9, eccola qui. Spero che non sia caduto niente da qua, perché questo è perennemente aperto come calendario, perché la furgona è andata ad aprirlo, se vi ricordate, il primo giorno, non so il perché, e devo sicuramente metterci un pezzo di scotch. Qua le nostre caselline sono sempre murate.
Vedete che lo smalto è bello, ma c'è bisogno di un'altra passata. Non manco messo gli anelli oggi, proprio così alla buona. Ce la farò, ce la farò, sì. Ecco, tanto si devono rompere, ormai l'abbiamo capito, perché altrimenti non c'è speranza di aprirle in modo omogeneo e per intero. Pensavo di averla aperta a rovescio, invece. Che cos'è questo qua? Ma avete capito che cos'è? Si vede un collare? Guardate che ve lo faccio spuntare dalla casellina. È un cagnolino, direi che è un bulldog. No, è un bulldog francese. Questo se lo vede qualche mia amica che ha questo cane, questa razza di cane. Oddio, ho staccato la testa. Aspettate che si stava smontando. Eccolo qui! Eccolo qui il cagnolino un po' alieno, con questi occhioni, questo musino schiacciato e queste orecchie giganti. Tra l'altro molto fatto bene, molto proporzionato come sono loro, con la testona, il corpo un po' più piccolo e anche il collarino. Vedete che, ecco, così si riesce a vedere un po' meglio. Molto carino, lo sapete che io amo tutti gli animali, amo tutti i cani, sono una meticcia, però sono di parte, quindi va bene tutte le razze, ma quando si tratta di cani comunque sono sempre simpatici. Questo è veramente veramente carinissimo, secondo me, per chi è appassionato soprattutto di questa razza o ha questa razza di cane, sarà una gradevolissima sorpresa. Molto carino il nostro calendario, che ci delizia sempre. Questo, aspettate che le butto un attimino qua, che delicatezza. Poi parliamo di cani, così passiamo direttamente al calendario, quello per Maggie. Andiamo ad aprirci il nostro mega calendarione, vediamo quale sorpresa troveremo all'interno della casella 9. Lei ve l'ho detto che mano a mano si sta mangiando un po' tutto. Eccolo qua, ah, il cagnolino, il border collie che c'è qua nel ritratto. Un altro pacchettino. Vi farò vedere Maggie, perché una ragazza sotto al video scorso mi ha scritto: ma perché non ce la fai vedere quando mangio la sorpresina? Avete ragione, prossima volta mi organizzo un po' meglio, uno di questi giorni metto magari, sposto un po' di roba, perché poi lei è terrorizzata dalla ring light, da tutte le cose che apro, e quindi la faccio venire un po' più vicino a me, così vi faccio vedere in diretta che si strafoga tutto quello che trovo. Allora, questa è un'altra confezione con degli snack, quelli per pulire i denti o comunque per il mantenimento, ecco, di una buona generale. Sono dei bastoncini da rosicchiare e sono quelli, sì, direi che sono tre pezzi. Il problema è che sono molto piccoli, sarebbe bello che Maggie li masticasse, ma tanto li inghiottirà per intero, quindi magari vediamo, glieli darò, ma dureranno proprio un secondo. Sarà più quello il fatto di inghiottirli e di farci merenda che la pulizia dei denti, però molto carino, e continuo ad adorare queste bustine perché effettivamente sono davvero comode da portarsi dietro, o comunque per dare il giusto premietto, che non sia niente di troppo grande. Siamo arrivati, facciamo che apriamo quello del DM Men's, dai, facciamo questo qui, anzi questo quasi quasi lo aprirei per ultimo, così se trovo qualcosa da mangiare me lo mangio, dai, lo apriamo per ultimo. Andiamo su Balea, così poi abbiamo ancora Bic e M Men's. Andiamo sul nostro mega calendario di Balea, vediamo il numero 9, dico così perché è l'ora della merenda per me. Aspettate che ci ho lasciato dentro questo di ieri. Oh, che disorganizzata. Ecco qua la casellina numero 9. Dicevo che è quasi ora di merenda, quindi se trovo un dolcetto che mi piace me lo mangio molto volentieri. Qua abbiamo, leggo, un 2 in 1. Questo è un tubetto. Vediamo un po'. Chi sei? 2 in 1. Make-up lo capisco. Le altre cose... prossimo anno, se compro questo calendario... Allora, credo sia un gel... per togliere il trucco, immagino, 2 in 1, però 2 in 1, augen, non lo so. Ragazze, vedo che ogni volta me lo scrivete e mi traducete che cosa c'è scritto, per favore, se riuscite a leggerlo me lo dite. Direi che può essere un gel rimuovi trucco, quindi un gel struccante per il make-up. Non so se riuscite a vederlo, comunque si dice wash gel, ok, detergente, augen make-up and fairner. Aiutatemi, comunque sono sicura che sarà curioso provarlo come al solito. Tra l'altro ho provato altri prodottini e ve li farò vedere, sicuramente ve li faccio vedere su Instagram. Anche ieri ho fatto una maschera di Balea che avevo comprato tempo fa, che non avevo trovato all'interno del calendario, vi ho fatto vedere appunto mentre me la facevo, vi ho messo gli ingredienti e l'effetto che doveva avere scritto sul retro, quindi sicuramente anche questo lo vedrete lì. Ma se lo utilizzo in questi giorni ve ne parlerò, anche lo stesso stasera, per andarmelo a togliere o andarmi a togliere il trucco, così ve ne parlo già domani. È molto
simpatica questa cosa. Ho aspettato a farla perché volevo prima avere un po' più di prodotti, avere l'occasione di utilizzarli. Passiamo al calendario di Bic per poi chiudere e concludere in dolcezza con M&M's. Ecco qua il calendario della cartoleria Bic. Vediamo al nostro numero 9 che cosa troveremo. Numero 9, dove sei? Qua in alto. Eccolo qui. Qua c'è ancora la matita di ieri. Ve lo dico perché io li rimetto lì quando parlo con voi. Vado avanti con i calendari e poi a volte li rimangono. Vedo qualcosa di glitterato. Aspettate, facciamo così. Io le caselline non andiamo d'accordo, le mie tratteggiate. Vedo un tappo glitterato e poi delle stelline. Aspettate, Eccolo qua, che cos'è? Un pennarello? Oh, Bic Kids, quindi è per bimbi. Direi che è un pennarellino blu, ora provo a utilizzarlo. Allora, è un pennarello a punta fine, così tutto azzurro con queste stelline, tra l'altro carinissimo. Ha il tappo obliquo, forse apposta per far respirare il pennarello, non farlo seccare né asciugare troppo. Vediamo un po'. Sì, è un pennarello blu bellissimo. Aspettate che ve lo faccio vedere qua, dove avevo già fatto le altre prove. Eccolo qua, molto bello, sembra quasi un evidenziatore da tanto chiaro che è questa tinta nel celeste. Molto bello, molto carino. Questo già sicuramente, rispetto a il fatto di darlo a Matilde, lo utilizzerò io in casa, perché comunque ha la punta molto fine, quindi comodo da utilizzare anche come semplice penna. Bene, ora lo rimetto qua, così domani lo troveremo qui dentro, no? Cerco di ricordarmelo e toglierlo. Siamo arrivati al momento dolcezza. Speriamo ci sia qualcosa che mi piace. E andiamo su quello di M&M's, numero 9. Eccolo qua, qua dal camino. Vediamo che cosa ci troviamo dentro. Piano piano ce li stiamo mangiucchiando, Lo Snickers, c'è il Mars, me l'ho detto che era una giornata buona, quindi questo me lo mangio adesso. Ecco, visto l'ingordigia e la gola, che cosa porta, questo me lo mangio. Il Mars è veramente buonissimo, tra l'altro Mattia mi odierà perché me lo mangerò, vedrà però ormai il video troppo tardi, quindi me lo sarò già inghiottita. Molto buono, ma il prossimo anno compro altri calendari dolci, ve l'ho già detto, voglio comprarmi quello della Kinder, cioè ce n'erano troppi da per lasciarle lì, è un peccato. Eccolo qua, è la mini size, mini, quindi quella proprio come una caramellina, quindi si può anche mangiare. Prima di impastarmi tutta la bocca non riuscivo più a parlarvi, vi ringrazio per aver visto anche questo video, noi ci vediamo domani, bontà, vi auguro una buona serata, ci vediamo domani che è il 10 di dicembre con l'apertura dei nostri calendari, e chissà se riuscirò anche a fare qualcosina di diverso qua dietro, ma non sono così convinta, anche perché già è tardi adesso, domani non so che cosa riuscirò a fare, però voi non temete, seguitemi sempre, così facciamo anche le recensioni di quelli che sono gli altri prodotti. A domani, vi mando un bacio e a presto, ciao ciao!